Oggi siamo a Catanzaro, questa è una traversa di Corso Mazzini. Siamo qui per raccontare una storia, o perlomeno una storia che oggi è diventata un libro. Questa storia non è una storia, è una storia privata, c'ha elementi di grande intimità, come tutte le storie, insomma, che raccontano e che hanno un che di biografico, però questa storia si incrocia con la storia sociale, non solo di Catanzaro, della Calabria e diremmo del mondo. Il libro si intitola Una sera di luglio, memoria di un comunista calabrese. L'autore è Carlo Scalfaro, che io raggiungo e che è qui a me. Vicino a me, per diciamo, uscire fuori da formalismi che non aiutano e non rendono naturale questo nostro chiacchierato odierna, io e Carlo Scalfaro siamo amici da anni, insomma non li ricordiamo perché altrimenti ci dovremmo deprimere e dovremmo fare una diciamo, puntata a parte sulle nostre depressioni, che sono depressioni che si incrociano comunque con le storie sociali, politiche e culturali della nostra terra, non solo Catanzaro ma la Calabria in generale. Perché Carlo Scalfaro? Carlo Scalfaro è stato un dirigente sindacale, un dirigente comunista e un intellettuale di questa città, e la storia che racconta in questo libro, che noi non solo vogliamo ovviamente promuovere e stimolare ad acquistare, ma è una storia attuale che si incrocia con la storia delle nostre vite, che ha un messaggio straordinario sul piano anche di trasmettere, diciamo, a una generazione diversa che oggi si impegna in politica, si impegna nel sociale, per trasmettere una memoria, ma anche un messaggio di speranza e di diciamo, fiducia nel comunque affermare una militanza, cosa molto rara in termini di come l'ha vissuta Carlo Scalfaro e tanti di noi in altri momenti della storia. Io voglio partire da una cosa che mi ha molto colpito, perché insomma mi ci richiamo, non è una forma nostalgica, ma io ritengo che è un modo per descrivere senza retoriche, come si dice, retro, diciamo, la condizione di chi ha aderito a una grande idea, anche a una grande ideologia, ma comunque è stato nel corso della propria vita dentro un campo chiaro. Tu sei stato dirigente sindacale a livello regionale, quindi hai condiviso veramente i valori, diciamo, della difesa delle classi lavoratrici. E siamo stati, sia io che tu, insomma, dentro una grande organizzazione politica che era il Partito Comunista, che è stato un po' di tutto, anche un insieme, un groviglio anche di contraddizioni, di errori, ma tuttavia una grande organizzazione fortemente ideale. E qui c'è questa bellissima frase che tu hai messo non a caso, secondo me, in questa parte della copertina, in cui dici: sono stato un comunista e ancora oggi in larga misura il metodo di analisi marxiana presiede il mio punto di osservazione sulla realtà che mi circonda. Per questo non mi sono mai davvero ritenuto uno sconfitto, pur sapendo bene che la battaglia per un mondo nuovo sferrata nel Novecento è stata irrimediabilmente perduta. Io però ho pensato sempre storicamente, e la storia non si ferma. E qui si rivela già il tuo pensiero eretico, perché anche tanti eredi di quella storia, autorevolissimi, oggi sostengono l'opposto da te. Oggi noi siamo di fronte a quel partone che tu parli nel libro, quando sei andato per scriverti nel 1961, a quelli che oggi sostengono l'opposto di questo tuo pensiero. Che relazione hai in termini culturali? Ma vedi, mi fa sempre emozione davanti a questo portone. Io ero un ragazzino, avevo 14 anni e mezzo. Non era una scelta temeraria la mia, quella di salire su queste scale, perché
come dico nel libro, dal lancio dello Sputnik che in qualche modo mi aveva impressionato, no? Avevo cercato di capire quali erano le posizioni che nel mondo, come dire, confliggevano, capire qual era il ruolo dell'Unione Sovietica, capire qual era il ruolo dei comunisti. E quindi dopo 3 anni di approfondimenti, di studio per quello che era possibile in una città della piccola provincia, di piccola provincia come Catanzaro, la scelta fu una scelta consapevole, certa. Ora, perché ho scritto il libro e perché dico quelle cose? È una, come dire, una maturazione che è durata per molti anni. Non so se te lo ricordi, ma nel 2002 è uscito un libro per la Einaudi dal titolo Il silenzio dei comunisti. Per Bacco, se me lo ricordo. Era, come dire, la trascrizione di un epistolario tra Vittorio Foa, Alfredo Reichelin e Miriam Mafai. Quel libro mi ha impressionato molto e ci ho riflettuto anni, non certo nel tentativo di mettermi, come dire, allo stesso livello di questi grandi protagonisti della vita politica, ma avvertendo in ogni caso che le esperienze di una vita, di una fase della vita, nel profondo sud, nella realtà della Calabria, eccetera, in qualche modo bisognava rivisitarla, bisognava in qualche modo riaccendere una attenzione, perché dalle vicende di quegli anni dipendono poi molto le cose di oggi. Ed è fondamentale, hai citato un libro, insomma, che non a caso si intitolava così, perché in questi anni non solo c'è stato il silenzio, ma addirittura c'è stata la demolizione di un modello di vita. Ecco, tu hai detto, io ho aderito, diciamo, in quella sulla base, diciamo, di tutto questo, diciamocelo chiaro, dal punto di vista, diciamo, della condizione sociale sei stato un privilegiato in termini politici. Tu appartieni ad una famiglia antifascista che viene dalla media borghesia di questa città, ma insomma una famiglia insomma, che già gli elementi di eresia li manifestava. Io mi hai detto delle cose che sono al molto fondo di belle. Tutto c'era, come dire, la concezione fortemente antifascista della mia famiglia. La famiglia, specialmente da parte di mia madre, la famiglia Paparazzo, è stata uno dei pochissimi focolai di resistenza antifascista durante il ventennio. Io sono nato nel 1946, quindi non ho vissuto quella fase, però, come dire, la narrazione, il ricordo di quelle vicende sono state il pane della mia infanzia. Per in qualche modo la tua coscienza si è formata lì. La mia coscienza fondamentalmente si è formata lì, lo dico nel libro, cioè certo. La sera ci si radunava attorno alla braciere. Infatti ho letto quei passaggi. Alla braciere, perché allora non è che c'erano riscaldamenti nelle case, eccetera, e mia madre andava con il ricordo alle vicende della sua famiglia che erano sempre fortemente intrecciate con le vicende politiche. Era la televisione di allora, il braciere, dove si trasmetteva un pensiero. Purtroppo la televisione, che, come dire, ha avuto un grandissimo ruolo nello sviluppo, anche nella conoscenza, però in qualche modo non ha aiutato questo passaggio di memorie e di competenze fra le generazioni. Oggi questa cosa si avverte moltissimo. C'è oggi un tentativo di recupero con alcuni format, ma ci vorrà molto tempo, perché ci sono state delle cose. Ora, prima di trasferirsi in un altro luogo, diciamo, della storia di questa città, non dimentichiamo che tu, insomma, della famiglia ci hai detto, e lì c'è stato il tuo primo pane, diciamo. Poi, insomma, questa città, nonostante fosse una piccola città della Calabria, della provincia calabrese, una sua struttura borghese, insomma, tutta una serie di cose, però questa città aveva in quegli anni una vivacità culturale. Spesso tanti non lo sanno. Intanto tu frequentavi un circolo, e in quel circolo c'erano personaggi che hanno fatto anche la storia di questa città, la storia contemporanea. Non è che frequentavi il circolo, sono tra i fondatori di quel circolo.
il circolo Piero Gobetti. Vedi, Catanzaro aveva una vita molto attiva. Tieni presente che il centro di questa vita era il Corso Mazzini, sul quale andiamo a breve. Sul quale tra poco andremo. In una realtà, quegli anni, primi anni 60, dove in qualche modo, ecco, parlavamo della televisione, non c'era ancora la cosa che alle 8 di sera si spopolava tutto e se ne andava a casa a vedere la TV. No, c'era una vita molto, molto vivace, c'erano molti, molti bar con i tavolini fuori, si restava fino a tardi la sera a dialogare, a discutere. Io ero già impegnato nella Federazione Giovanile Comunista assieme a Franco Politano, insomma, Martino, e una sera incontrammo un gruppo di giovani che diffondevano un giornale, il Manifesto, che non c'entra niente con il diciamo Manifesto, nato qualche anno dopo. E il pezzo forte era una intervista a Pierpaolo Pasolini in una delle sue venute in Calabria. Beh, con quei giovani, Nicola Ventura, Marcello Furriolo, Nuccio Marullo, Franco Pisterà, Franco Santopolo, beh, si strinse un'amicizia e da lì nacque l'idea di costituire un circolo culturale. Il primo a Catanzaro, nel senso che fu il primo che svolse un'attività molto forte. Noi fummo, aderirono poi al circolo altri personaggi, tra cui Gianni Amelio, che ricordiamolo, un grande regista che è di questa città e insomma frequentava gli ambienti circolo, culturali e, che e non solo, e assieme a Franco Amelio, tra le varie attività del circolo, per la prima volta facemmo un cineforum, la prima volta a Catanzaro, proiettando film di grandissimo valore artistico a cui seguiva il dibattito. Allora è una cosa splendida vedere il supercinema di Catanzaro, che affittavamo un giorno alla settimana, proiettavamo questi film che probabilmente non avrebbero trovato ascolto nei circuiti tradizionali, pieno di gente, il supercinema, e si discuteva poi dopo il film. Cioè, era davvero un bel periodo per la città di Catanzaro. Punto Carlo Scalfaro, dopo diciamo tutta questa vivacità culturale che comunque c'era in questa città, ci ha descritto bene quello che c'era in questa città in quegli anni, insomma a un certo punto la dinamica politica non solo calabrese, ma la dinamica politica internazionale ha un'accelerazione in quegli anni, guerra del Vietnam, 68, francese, italiano, il primo dissenso all'interno di quel partito comunista attraverso il Manifesto, questa volta quello noto, che è appunto in grave. Tutto questo come lo vivete? Lo viviamo con una grandissima partecipazione. Tieni conto che io già nel 68 avevo fatto la scelta di essere un funzionario delle PC e quindi ero impegnato giornalmente sulle vicende. E furono anni, come dire, terribili per un certo verso, impegnativi dall'altro. Il 68 che ci poneva problemi del rapporto con un movimento che in qualche modo presentava delle domande del tutto nuove allo sviluppo di questa società, con profondi errori che io vidi allora. Io ero segretario della sezione Gramsci del Partito Comunista, che allora era qui al vecchio Palazzo Serravalle, che poi è stato abbattuto il 75 per la miopia dell'amministrazione comunale di Catanzaro di allora, e avemmo delle discussioni infinite su questi temi, sul 68, anche con questioni che in qualche modo posero fine ad amicizie giovanili. Poi nel tempo
parzialmente recuperate. Come sempre avviene quando le discussioni sono accanite, esatto, anche idealmente e ideologicamente. Poi c'erano vicende enormi, come tu hai citato la guerra del Vietnam. Io parlo del libro, nel libro, di una bellissima serata catanzarese, nella quale dopo la manifestazione noi andammo all'ospedale pugliese, centinaia di persone a donare il nostro sangue per i feriti, con diciamo, un accordo che c'era con i medici dell'ospedale pugliese, per cui la metà sarebbe rimasta, come dire, a disposizione dei degenti dell'ospedale civile e l'altra metà sarebbe stata inviata ai combattenti del Vietnam. Fu una serata che io ricordo con un orgoglio immenso. Cose impensabili nell'epoca attuale. Cose impensabili. Poi ci furono i fatti della Cecoslovacchia. Ecco, questo come viveste quel momento? Perché lì tu, insomma, parliamoci chiaro, tu eri un funzionario del Partito Comunista, lo sono stato anche io nella parte, diciamo, terminale di questo partito. Insomma, non è che lì su queste cose, insomma, il dissenso si manifestò certamente, però il PC tenne i ranghi. Il PC tenne i ranghi. Io ricordo quella mattina quando venne a sapere dell'invasione in Cecoslovacchia, che era tutt'altra cosa dei fatti di Ungheria del 56 eccetera, perché quella invasione dei carri armati era contro il Partito Comunista cecoslovacco. Sì, insomma, il leader, fu arrestato il leader Alexander Dubček. E io, tra l'altro, due mesi prima, forse anche meno, avevo svolto una relazione all'attivo del partito della città di Catanzaro, motivando il perché noi sostenevamo l'esperimento che in Cecoslovacchia il Partito Comunista cecoslovacco stava facendo, ponendo anche problemi che erano ancora insoluti nel mondo comunista, il concetto della libertà della persona, il rapporto con l'istituzione, l'organizzazione della società. La posizione del partito quando ci fu l'invasione è una cosa che ci riempì di soddisfazione e di gioia, perché era la ferma riaffermazione del nostro appoggio al tentativo che in Cecoslovacchia i nostri compagni stavano facendo. La storia poi è andata diversamente, in un altro modo. Siamo negli anni drammatici, 70 la rivolta di Reggio, che aveva attinenza con Catanzaro, perché a Reggio, almeno la scintilla, era che insomma era stata scippata dal capoluogo, da Catanzaro, scontri ideologici molto forti, assalti nelle varie sedi da parte dei fascisti, insomma qualche paura di golpe striscianti, ogni tanto le federazioni del PC venivano allarmate da tentativi di golpe, insomma siamo a pochi anni da quello che poi avvenne realmente in Cile, e proprio qui in questo spiazzo si consumò una terribile tragedia, quella di Giuseppe Malacaria, un operaio che partecipava a una manifestazione. Tu dove eri, insomma, quando tutto ciò avvenne? Ero qui, era successo questo. Il pomeriggio del 4 febbraio del 71 avevamo indetto una manifestazione di protesta, perché nella notte, la notte fra il 3 e il 4 febbraio, era stata fatta scoppiare una bomba al Palazzo della Provincia, che allora era sede provvisoria della Regione Calabria. Allora, dopo quella bomba i partiti antifascisti dell'arco costituzionale, come si diceva allora, proclamarono questa manifestazione di protesta in piazza Grimaldi. C'era una grandissima tensione,
teniamo conto che c'erano i fatti di Reggio ancora in corso, ancora in corso, non è che era risolta. C'era stata tutta l'estate del 70. C'era la protesta per quella bomba che era chiaramente il tentativo di creare anche nella città di Catanzaro una situazione di tensione, di paura. E allora noi convocammo questa manifestazione nella piazza Grimaldi, che è qui a 80 passi, e mentre da questo palazzo, che adesso è coperto da ristrutturazione, c'era il grande terrazzo che ospitava la sede del movimento che c'è stata fino agli anni 90. Ora, mentre noi ci radunavamo in piazza, da questo palazzo, con un microfono, con un megafono messo su, venivano diffusi inni fascisti, veniva diffusa, come dire, slogan contro i partiti dell'arco costituzionale. Io dico nel mio libro che poteva anche essere comprensibile che alla presenza di una manifestazione antifascista, chiaramente, come dire, i missini dell'epoca occupassero la loro sede temendo qualche cosa. Sbagliavano qui, perché la nostra, come spiego in maniera approfondita nel libro, la nostra posizione era quella di non creare scontri a Catanzaro, perché non volevamo che si pensasse che a Reggio, che dove succedevano quelle cose terribili, Catanzaro come dire, rispondeva allo stesso modo, cioè la teoria del tutti contro tutti e poi tutti contro Roma, insomma, che era il punto. Quindi noi eravamo estremamente cauti. Il questore e il prefetto, proprio per la tensione che si stava creando, avevano proibito il nostro comizio, anche se la piazza era piena. Devo dire che però nessuna autorità andò lì alla sede del MIS per dire smettetela con questi inni e con queste cose che chiaramente, di alcuni pezzi del Ministero, chiaramente servivano, come dire, a creare tensione, a fomentare la tensione. Molti antifascisti catanzaresi stavano qui sotto, come dire, rispondendo alle provocazioni che venivano fatte. Noi avvertimmo questa tensione e quindi decidemmo di spostare la gente verso la piazza Prefettura, il palazzo della provincia, per fare un'assemblea lì nel grande atrio della provincia. Come dire, non facendo il comizio in piazza, perché avvertivamo che potevano esserci problemi. Ed è proprio mentre cercavamo di spingere la gente verso piazza Prefettura, mentre invece qui restavano ancora delle persone curiosi, o gruppetti extraparlamentari, ci fu pure un lancio di pietre vicendevole. A dire il vero, mentre io ero in pratica a 100 metri da qui, sentì le tre bombe. Le bombe furono tre. Tre. E uccisero l'operaio socialista Giuseppe Malacari e ferirono molte altre persone, alcune anche in modo grave. Per fortuna poi le cose andarono per loro. Insomma, la strage si è sfiorata. Diciamo. La strage si è sfiorata. E ci fu anche qui un grandissimo senso di responsabilità nostra, nel senso che noi cercammo in tutti i modi, come dire, pur nella forte denuncia, dal giorno dopo in tutta Italia ci furono manifestazioni. Le bombe, sembra che fossero bombe a mano. Diciamo. Bombe a mano. Bombe a mano che vennero lanciate non si sa da dove, nel senso che la polizia non è mai riuscita a dare, e la magistratura non è mai riuscita a dare un'idea chiara. Un rendiconto preciso. I responsabili non sono mai stati trovati. Si arrestarono tre ragazzi che erano aderenti al MIS di un paese del Cotonese, poi vennero rilasciati poco tempo dopo. Insomma, è un delitto che è rimasto impunito. Come dico, sono rimasti impuniti ad esempio anche i responsabili dei fatti di Reggio Calabria. Non ci sono dubbi. Per connivenze, protezioni, anche per un ruolo della... Questo parallelismo, che non solo per qua a Catanzaro, sui fatti di Reggio Calabria, ma sulle stragi anche, diciamo, Brescia, Piazza Fontana e via dicendo, insomma, questo mai, parallelismo non si è mai riuscito a chiarire, dipanarlo. E a chiarire. Rimangono ancora nascosti,
come tu sai, atti, nel senso non nascosti, nel senso secretati. Una parte sono stati, come dire, aperti recentemente, però ancora c'è tanta roba che rimane chiusa nei cassetti dello Stato, per capire bene che cosa. A un certo punto però, insomma, la storia di Carlo, come quella di tanti altri dirigenti e militanti comunisti, arriva all'anno Dominus, diciamo così. Il 1989, quel muro di Berlino che, insomma, per più di mezzo secolo aveva caratterizzato anche la discriminante dei comunisti al governo, crolla contro, insieme ai tanti regimi dell'est, e si apre un'altra fase, un'altra fase che poi si arriva ai nostri giorni. Ecco, io a Carlo da quella fase chiederei una riflessione: come l'hai vissuta emotivamente, politicamente, cosa ti rimane di tutto questo? Emotivamente un senso di rassegnata consapevolezza, nel senso che ormai l'Unione Sovietica e i paesi del patto di Varsavia erano, come dire, immobili rispetto alle speranze di una vita, alla costruzione di una società socialista. C'era, era una consapevolezza che c'era da tantissimo tempo, da diversi anni. Ricordo come in qualche modo già dal 64, c'è la pubblicazione del famoso memoriale di Yalta di Togliatti, esprimeva lì con chiarezza tutte le remore e le perplessità che noi avevamo sul modo come si stava procedendo nei paesi cosiddetti socialisti. È una discussione che nel partito c'era, che in qualche modo non emergeva perché la guerra fredda ti imponeva in qualche modo un soffocamento dell'esprimere difficoltà, orientamenti diversi e così via, però ne avevamo la consapevolezza. Gli anni successivi ce l'hanno confermata, per cui l'89 avvenne quello che ci aspettavamo. Il libro fanno anche alcune ampio riferimento a testi fondamentali del cattolicesimo, da Sant'Agostino al Vangelo di Luca, quindi, come dire, una attenzione che mi riempie di soddisfazione, anche se credo che occorra una coerenza fino in fondo, perché se le cose si dicono e si intuiscono e si capiscono, poi bisogna in questa direzione non fermarsi alla condanna, ma fare qualcosa di più. Siamo veramente in finale. Quando andiamo in onda, siamo il giorno prima della presentazione ufficiale. Noi, questa nostra puntata andrà in onda mercoledì. Domani quindi ci sarà la presentazione del libro ufficiale. Però io da te voglio una cosa flash. Giovedì, una cosa flash. Mi richiamo a come abbiamo iniziato questa chiacchierata. Tu hai utilizzato una parola che oggi sembra, quando la si pone, diciamo, ah, ma sei anti. Nell'era di Twitter, del pensiero corto, tu ci hai richiamato invece alla necessità di un pensiero lungo. Ecco,
se dovessi dare un messaggio a questa generazione che oggi comunica soprattutto con Twitter, Facebook e tutto quello che è, diciamo, questo nuovo panorama sociale e comunicativo, cosa diresti? Usare fino in fondo gli strumenti che la tecnologia oggi ti offre per la conoscenza, sapendo però che tra conoscenza e sapere c'è un baratro che bisogna colmare. Non c'è migliore, diciamo, auspicio quello di colmare questo baratro, diciamo, e capire che sono due cose diverse, quello di conoscere e sapere. Il sapere ha bisogno di tempi di approfondimento che sono necessari poi per esplicitare anche in maniera breve un pensiero. E ringrazio Carlo Scalfio. Grazie a te. Io intanto vi ripeto, una sera di luglio, storia di un comunista, memorie di un comunista calabrese. Vi invito a comprarlo, il libro è edito, mi pare, dalla Città del Sole di Franco Arcidiaco, che insomma è un editore sempre pronto soprattutto a dare voce ad un pensiero politico non sempre ospitato, diciamo, dalle grandi case editrici. Questo va a merito anche dell'editore. Vi raccomando, comprate il libro e soprattutto giovedì sera la presentazione ufficiale di questo bellissimo volume. Noi abbiamo toccato solo alcuni argomenti, ma vale la pena di leggerlo. E per oggi è tutto da Catanzaro, l'inviato speciale vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime puntate.